sotto gli archi di San Luca, che vanno verso San Luca, e il progetto in montagna tutti uguali è partito. Io sono Antea Franceschin, sono una guida ambientale escursionistica e questa settimana ho scelto di accompagnare questo splendido gruppo in questa avventura, che è un'avventura per loro tanto quanto per me. C'è una parola che mi gira in testa, che non so se esiste, inclusività. Inclusività mi dà proprio l'idea di un'attività, di una cosa che continua, che c'è sempre. Ed è un po' di giorni, 2 giorni appunto, che ci penso a questa parola, perché mi sembra molto appropriata. Perché c'è davvero tanta partecipazione, tanta voglia di conoscersi. E chi stai accompagnando? Pompea Fiorini, io vengo da Roma. È la prima volta che percorro questo tratto, quindi la via degli dei. Sono una non vedente, insieme a me ci sono altri signori che sono ipovedenti o non vedenti. Abbiamo delle guide volontarie che sono fantastiche, sono state formate benissimo e quindi lungo il percorso ci stanno facendo vedere tutto ciò che il panorama e la natura offre. Con ognuno di loro è stata un'esperienza diversa, di conoscenze, sensazioni comuni, molto bello, gratificante, come queste persone con tanta semplicità, con tanta naturalezza ti sappiano guidare, ti sappiano portare, quindi che hai la possibilità di goderti quello che è intorno, di scordarti di te stesso, della tua persona e sentirti un tutt'uno con tutto quello che ti circonda. Ho 64 anni e quindi anche quello era un po', una preoccupazione era anche quella, un gruppo insomma abbastanza più giovane di me e quindi anche il timore di non farcela fisicamente per tanti giorni di seguito. E poi c'era il problema dell'ipovisione, il problema anche di camminare in gruppo, perché io anche in tutto questo periodo, diciamo da quando ho preso in considerazione l'ipotesi di partecipare, comunque sempre camminato in coppia e per me è più facile. Cioè il camminare in gruppo mi crea qualche difficoltà in più, però devo dire che comunque le guide sono veramente, gli accompagnatori sono tutti veramente bravi. E cosa vuol dire essere bravo in questo caso? Vuol dire entrare proprio in sintonia con te e capire il bisogno che hai, cioè darti la possibilità di far cadere le tue resistenze e abbandonarti, no? E fidarti e quindi nel momento in cui raggiungi questo stato, questo equilibrio, puoi goderti quello che hai intorno, puoi sentirti parte di quello che è intorno, ecco. Ti senti quasi più libera, più sì, leggera. Sì, ti senti più certo, ti senti libero, ti senti. Poi comunque è bella anche questa sensazione, no? Di lasciarti andare, di affidarti, di avere fiducia, di lasciarti guidare, no? Quindi quando hai qualcuno che ti guida, ti puoi guardare intorno, non sei sempre solo concentrato su quello che devi fare, su dove metti i piedi, su non cadere, non essere d'intralcio. Diventa un modo per fare spazio alle altre sensazioni, invece di doversi concentrare. Vivi appieno le altre sensazioni, invece di concentrarti su problemi pratici, diciamo così. Ho capito. Riesci finalmente, no, a sentirti parte di tutto questo sistema, che per me vivere la natura è una cosa bellissima. Mi sento veramente piccola e mi dimentico di me stessa e mi sento parte di questo che mi circonda. È una sensazione bellissima, mi commuove. Sì, anche a me in questo momento veramente mi commuove, perché quasi commuovendo quello che stai dicendo, perché mi commuove, la natura mi commuove e la apprezzi in pieno e ogni cosa, perché poi sai, forse noi che viviamo l'esperienza dell'ipovisione, che è sempre una cosa in itinere, sempre una cosa che cammina con te, cerchi sempre di vivere tutto al massimo, no? Proprio di assorbire tutto quello che ti circonda perché sai che potrebbe non essere sempre così. Eccoci! Ciao. Lo sapevo che ti avrei fatto ridere. Ciao, Dario. Ciao, Antea. Come stai?
E saluto anche a tutti i social ascoltatori che ci stanno seguendo e a quelli che ci seguiranno durante questa diretta e magari anche guardando la registrazione. Certo, un saluto a tutti, piano piano si stanno connettendo e vi abbiamo un po' accolto con un video, uno spezzone di un video un po' più lungo che manderò in onda ancora adesso, magari senza audio, così potremo continuare a chiacchierare, a fare due chiacchiere noi, e un video dell'esperienza che abbiamo vissuto io e Dario, adesso vi presenterò anche questo strano personaggio in giallo, e un'esperienza che abbiamo vissuto ormai nel lontano 2018 sulla Via degli Dèi. Niente, io volevo solo appunto, mi piaceva l'idea di introdurre questa che sarà una chiacchierata insieme a Dario sul mondo dell'ipovisione e dei cammini dell'ipovisione, perché è l'esperienza che un po' ci ha permesso di conoscerci. Quindi lascio direttamente la parola a te, Dario, così ci racconti un po' insomma chi sei e perché siamo qua oggi, insomma, perché abbiamo deciso di fare questa chiacchierata insieme a tutti voi. Ma se poi durante la mia presentazione, le mie chiacchiere, dovessi interrompermi, farlo pure senza problemi, e magari se c'è qualche commento particolare che vuoi evidenziare, leggere, magari qualche domanda, perché se no magari potrei andare avanti fino alle 9 di stasera e non me ne ricordo. Mandami dei piccioni, dei segnali, qualcosa. Faccio il semaforo, va bene. No, però colgo l'occasione perché se fossimo davanti a un pubblico dal vivo in questo momento chiederei: ma voi lo sapete cosa vuol dire ipovisione? Quindi la domanda la faccio e un po' me la rispondo, perché si potrebbe fare questo giochino, farli rispondere mentre sono lì che ascoltano i nostri ascoltatori, però hanno comunque Google sotto mano, quindi non vale. Quindi faccio una piccola introduzione. L'ipovisione è una forma di una malattia, insomma è una condizione che può essere provocata da diverse malattie e che provoca un difetto visivo che non può essere corretto con nessun dispositivo, che sia esso occhiali o lenti o altri dispositivi di altro tipo. Quindi è una forma di, appunto, di difetto visivo incorreggibile e spesso può essere degenerativa. Nel mio caso si tratta della sindrome di Usher, che è una combinazione di retinite pigmentosa, che è la malattia che ho agli occhi, e ipoacusia, che ho dalla nascita. Quindi fin dalla nascita ho un problema uditivo che sostanzialmente è rimasto invariato, e con la pubertà è sopraggiunto questo problema della retinite pigmentosa, che comporta una visione notturna e crepuscolare sempre più ridotta, da quando riuscivo a vedere qualcosa di sera ad adesso, in cui non vedo praticamente più nulla. Ne parlavamo in una delle dirette che abbiamo fatto la settimana scorsa, che noi ipovedenti non vediamo le stelle, quindi io le ho viste da bambino, c'è qualche bambino o qualche persona ipovedente che non le ha mai viste. Quindi questo per dare l'idea di cosa può voler dire anche in termini di visione notturna. E invece c'è poi il campo visivo ristretto, quindi vuol dire che io le mani le vedo a destra, quindi nella visione periferica non c'è visione. C'è un bel video anche su questo che si intitola Being Dario, quindi essere Dario in inglese, che è appunto un video che fa vedere, lo trovate su YouTube, è un video che fa vedere in modo scherzoso cosa può voler dire avere un campo visivo ristretto. Perché le implicazioni nella vita quotidiana sono molteplici, dall'inciampare al prendersi diverse botte in testa. Mi avvicino alla telecamera così faccio vedere qualche cicatrice, i miei segni di guerra. E oltre alle difficoltà nella vita quotidiana, insomma, ci sono anche le difficoltà nel dover cambiare strategie di vita. Questo vuol dire che io non leggo più libri di carta, ma leggo solo su ebook per ora. E pian piano mi sto spostando anche agli audiolibri, perché anche l'ebook comunque comincia a fare avere delle difficoltà. Vuol dire che la patente chiaramente non è più cosa per me già da diversi anni, e poi insomma anche la bicicletta e tante altre cose che pian piano si deve accettare di dover abbandonare. Una cosa che non riesco ad abbandonare, per fortuna, si può ancora fare molto bene, è camminare.
perché camminare comunque è un'azione che si può fare anche in completa autonomia, anche se si è totalmente non vedenti, chiaramente, o con il cane o con il bastone bianco. Ovviamente parlo di cammino in città, dove ci sono comunque delle condizioni che permettono al bastone di riconoscere degli standard, quindi sai cos'è un marciapiede, sai cos'è un palo, eccetera. In natura col bastone magari la vedo un po' difficile, la vedo invece possibile con il cane guida, ma comunque questi sono i casi, diciamo, estremi, perché comunque questa materia grigia, questa zona grigia dell'ipovisione è un mondo che vorrei anche qui fare un sondaggio e vedere quanti veramente sanno cos'è questo mondo grigio dell'ipovisione, perché spesso si tende a tacciare una persona che legge un messaggio al cellulare e ha il bastone bianco come un falso cieco, no? Queste sono le notizie sui giornali: ah, falso cieco, ho visto che faceva la spesa guardando il cellulare, ho visto che... Non sono falsi ciechi, sono persone come me che in questo momento sembro normalissimo, magari riesco anche a leggere qualche messaggio se mi metto gli occhiali da questo piccolo schermo di computer, ma non distingo i tratti del tuo volto, per esempio, in questo momento non vedo, non riuscirei a riconoscerti tra altre 10 ragazze, non perché tu non sia abbastanza sufficientemente bella, ma perché è così, semplicemente. E quindi, ecco, è un mondo molto, molto difficile da conoscere. E Noise Vision, che è l'associazione che appunto ho fondato un paio di anni fa, 2017, per così creare dei progetti che andremo a vedere nel corso di questa diretta, è proprio cercare di fare questo, prima di tutto far conoscere, perché lo sappiamo di tutti, che abbiamo parlato, tutti hanno fatto discorsi sui virus e controvirus in queste settimane, ma il virus più cattivo e più bastardo in assoluto è l'ignoranza. Quindi l'ignoranza è la prima cosa da combattere, e con Noise Vision stiamo cercando di fare questo, cercare di far capire e comunicare cosa vuol dire essere disabili, cosa vuol dire essere ipovedenti, cosa vuol dire essere ipoacusici, e soprattutto cosa si può fare. Questo è il messaggio principale che vorremmo diffondere con le nostre iniziative, le nostre attività. Quindi, per fare così, sì, questa è insomma la malattia che mi contraddistingue, però altre caratteristiche sono che ho una enorme passione per i viaggi, ho viaggiato molto in tutto il mondo, in diverse forme, che vanno da viaggi a piedi, a viaggi backpacker, a viaggi in barca, a vela, a viaggi di tutti i tipi, e appunto questa grande passione per il viaggio a piedi, che nasce da bambino, perché i miei genitori mi hanno portato sempre in montagna alle Dolomiti, zona da cui provengo, sono della zona di Padova, anche se in questo momento... Non si sentiva. Come? Dall'accento. Non si sentiva, sei in Veneto. Nonostante i miei 12 anni a Milano, non mi è sparito l'accento veneto, e tantomeno adesso che vivo in Germania e non ho preso nessuna inflessione nordica tedesca, per cui... Vi sto parlando insomma da Berlino. E quindi questa passione per i cammini, per i viaggi a piedi, nasce da bambino, però parliamo di escursioni giornaliere in Dolomiti, e il vero cammino, forse il primo vero cammino, credo che sia stato quello di Santiago, che ho completato nel 2006-2007, per poi farne diversi altri, che va dal cammino Inca del Machu Picchu fino al Logavegu Trekking dell'Islanda, che dura 5 giorni, e altri cammini insomma di diverse lunghezze, tra cui il cammino verso il campo base Everest, che però già aveva delle tonalità gialle. Giallo perché? Perché giallo è il colore identificativo, infatti mi sono vestito in tenuta anch'io, vorrei far vedere, c'è la maglietta aziendale, eccolo qui, okay. Il logo, che non si vedeva, bravo, il logo dell'associazione, che è appunto nero su sfondo giallo, perché il giallo, e soprattutto in contrasto con il nero, dà un'altissima visibilità, e quindi per le persone ipovedenti questo contrasto è quello maggiormente visibile.
Qui ovviamente qualcuno si potrebbe sbizzarrire a come già la natura abbia pensato a rendere questo colore così vistoso, infatti le api, che sono insomma in teoria qualcosa di pericoloso, siano appunto, abbiano questa tonalità, no? Questo contrasto, questa combinazione, perché non si tratta del giallo in sé o del nero in sé, ma proprio della giusta posizione di due colori che abbiano un alto contrasto. Quindi anche il nostro sito giallo, a me viene in mente anche che proprio il giallo è il colore che ci ha un po' avvicinati, che ci ha fatto conoscere, perché io ho partecipato al progetto anche agli Dei Piace Giallo, che poi si è evoluto nel progetto In Montagna Siamo Tutti Uguali, sono collegati, e nel 2018, tra i tanti cammini che tu hai compiuto, hai vissuto anche la Via degli Dei. Quindi proprio questo, questo cammino da Bologna a Firenze, e insieme a questo gruppo di ipovedenti e non vedenti che vedete in queste immagini, sono proprio, è proprio il gruppo di persone che io, Dario, la Sharon, il Marco, per un pezzo c'è stato anche altri colleghi, altre guide, abbiamo accompagnato proprio da Bologna a Firenze. E tema principale, o meglio, hashtag, motto, urlo principale di tutto il cammino è il, come si può dire, sì, la campagna un po' di sensibilizzazione, Yellow the World, giusto Dario? È così, infatti, sì, perché questo è l'hashtag che contraddistingue questa campagna, che questo Yellow the World si può tradurre in italiano con coloriamo il mondo di giallo, proprio nata dallo scopo, dall'idea che colorando il mondo di giallo lo si renda più visibile e quindi più accessibile per le persone ipovedenti. Quindi è nata un po' da questo, è il background, insomma, ciò che sta dietro a questa campagna di sensibilizzazione e al suo significato, che poi ovviamente abbiamo declinato prendendo gli altri significati del colore giallo per renderlo più, per dargli altri significati e altri sensi. Quindi il giallo è il colore della passione, il colore dell'ottimismo, della creatività, dell'energia del sole, quindi sono tutti termini che trasmettono i valori della nostra associazићazione, che sono appunto quelli dell'ottimismo e della positività, che è l'approccio////==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 
persone che si avvicinano ai Noisy Vision, ma in generale i limiti. Ognuno di noi ha i limiti, e questo è anche una cosa di cui sono in qualche modo orgoglioso, il fatto che Noisy Vision tra i propri soci e follower, amici, chiamateli come volete, non annovera solo ipovedenti o ipoacusici, e quindi persone con disabilità, ma ci sono tante persone che di disabilità, nel senso sociale del termine, non ne hanno. Ovviamente ognuno di noi ha i propri limiti, e quindi riconoscersi in questa associazione per l'approccio che ha è una cosa che può valere per tutti. Quindi, se posso già fare il primo appello, è quello di venirci a conoscere tramite i nostri canali social, tutti i video. Questo video che per esempio state vedendo in questo momento è proprio uno dei video del nostro canale YouTube, che sono video realizzati anche questi tutti da noi, quindi realizzati in cammino con i pochi mezzi a disposizione, cercando comunque di creare dei prodotti godibili sia a livello visivo che di parole, per raccontare quelle che sono le nostre avventure, i nostri significati. Proprio all'inizio di questa trasmissione, di questa diretta, mentre c'era ancora l'audio che si poteva sentire, oltre alle tue parole abbiamo ascoltato quelle di Nicoletta, che è una nostra socia, anche lei ipovedente, che raccontava proprio di come questi cammini condivisi tra persone con disabilità e persone senza disabilità visive siano un modo per sentirsi più liberi, più leggeri, perché ci si dimentica del proprio limite, perché non si è più persone con dei limiti, ma proprio come recita lo slogan di questo progetto, in montagna si è un po' tutti uguali. Anche se continuiamo a ripetere che la diversità è il valore più grande, perché come in questo bosco che state vedendo in questo momento nel video, è proprio la diversità delle specie degli alberi a rendere il bosco unico, così è per l'umanità, no? Che ognuno di noi fa la differenza per questo grande insieme che chiamiamo umanità. Però in montagna forse queste diversità, queste differenze, o quelle che tendono a isolarci, diventano più, si appianano e ci rendono appunto un po' tutti uguali.
per mentre tu, nelle parole che dicevi tu all'inizio sempre di quel video, Antea, hai detto la parola inclusività. Che non esiste, vorrei sottolineare, non esiste, però mi sembrava proprio più pertinente di inclusione, mi dava l'idea proprio di una proazione, di una proattività che la parola finta, la parola fittizia dava come idea. Esatto, però comunque è una declinazione della parola inclusione, che è una parola che a noi piace moltissimo perché è da proprio il senso di quello che cerchiamo di fare. Come cercavo di raccontare prima, l'idea è quella di mettere insieme delle persone, indipendentemente dai propri limiti. Quindi l'invito è veramente a tutti coloro che stanno ascoltando e ai quali piace camminare e stare in natura, è di venirci a scoprire, perché stare in natura con persone che la vivono in maniera diversa perché non la vedono o non vedono con gli occhi, è veramente una scoperta. E quindi i cammini che realizzano Easy Vision e anche altre iniziative di cui eventualmente parleremo non sono cammini per disabili o per disabili visivi, sono cammini con disabili visivi. Quindi ognuno è invitato ad avvicinarsi, perché scoprire la natura accanto ad una persona che non vede vuol dire vedere veramente qualcosa che non hai mai visto prima. Perché per descrivere un paesaggio, un albero, una foglia a una persona che non la può vedere, devi trovare le parole. E proprio nel trovare le parole scopri che prima non avevi mai guardato attentamente, non avevi forse mai visto. E quindi è questo che continuo a raccontare, di come proprio i vedenti, chiamiamoli così, per un istante, siano coloro che vedono di più, che scoprono di più, proprio accanto a delle persone che di vista non ne hanno o ne hanno poca. Ecco, questo credo che sia l'unicità di quello che stiamo facendo, il grande messaggio di quello che continuiamo a fare con tutta la passione di cui siamo capaci e che appunto viene veicolata da questo messaggio che è quello di Yellow the World e dal colore che ci contraddistingue. Quindi questa bandiera che sventoliamo ogni volta da Bologna a Firenze è lo stendardo di questo messaggio. Tu hai citato un progetto che era anche Gli Dèi per Cegiallo, che era il primissimo cammino lungo la Via degli Dèi, e anche qui, se vogliamo poi metterlo nei commenti, c'è un bellissimo filmato di 45 minuti, un documentario che abbiamo realizzato proprio nel 2016, quando abbiamo fatto la prima Via degli Dèi. Si intitolava appunto Anche agli Dèi piace giallo, quindi se scrivete anche semplicemente su Google Anche agli Dèi piace giallo, il primo risultato sarà proprio questo bellissimo video, completamente sottotitolato in italiano, perché ci sono anche delle persone che durante il video parlano in inglese, però il video è completamente sottotitolato in italiano e racconta proprio di questa avventura, oltre che a raccontare la storia, no, della Via degli Dèi, del perché si chiama così e altri aneddoti di riguardanti la guerra che c'è combattuta sugli Appennini e altre cose di questo tipo. Quindi un video completo che racconta questo primo nostro grande progetto in cui abbiamo detto, ma come si dice all'inizio del film, ma se anche agli dèi piace giallo, perché non deve essere sempre così? Che a tutto il mondo deve piacere il giallo? E quindi simbolicamente siamo andati a colorare di giallo questo primo cammino per poi dare il via sia al progetto appunto In Montagna Siamo Tutti Uguali, che abbiamo realizzato in collaborazione con Appennino Slow, tour operator degli Appennini, e altri cammini che si chiamano Anche gli asini piace giallo, che abbiamo fatto l'anno scorso da Cascina fino a Rosignano Mare, quindi in Toscana, e in compagnia di due asinelle, appunto, Pippa e Lulù, assieme all'Associazione Montagne di Legami di Nino Guidi, che salutiamo perché abbiamo condiviso con lui tratti di questo cammino insieme. Quindi abbiamo appunto realizzato questo progetto che ha vinto anche il premio Turismi Accessibili del 2019, quindi un cammino inclusivo e accessibile con cui siamo stati premiati da questo premio, che è stato riconosciuto anche dalla Presidenza della Repubblica. E poi abbiamo fatto anche un altro viaggio, però quello si parla di vela. Dimmi, scusami. No, di anche quello della vela, che è bellissimo anche il titolo, perché siete sempre sul pezzo, sempre in tema.
Ma c'è anche quello che, appunto, siccome ci stiamo spostando dal monti al mare, abbiamo fatto l'anno scorso un viaggio in barca a vela da Napoli all'isola d'Elba, a bordo di Adriatica, che è la barca di velisti per caso, che forse qualcuno di voi ricorda, erano i turisti per caso che hanno fatto poi lo spin-off dei velisti per caso, che si chiamava Anche a Nettuno piace giallo. E quindi c'è sempre questo personaggio a cui deve per forza piacere il giallo, perché comunque è l'idea di andarlo a esportare in diversi contesti, che siano quelli appunto del cammino, della natura, del viaggio a piedi, ma anche del viaggio per mare, perché comunque viaggiare in barca a vela ha delle connotazioni simili al cammino. C'è lo spostamento, c'è il movimento del gruppo, che come dei cammini che facciamo noi sono sempre in gruppo, e poi c'è il fatto che comunque si ha una grande percezione della natura. In vela, a meno di buone spinte di vento, c'è comunque il vento che ti spinge, no? Così come in cammino ti spingono i tuoi piedi. C'è il contatto con il mare, così come in cammino c'è il contatto con la terra. E, abbiamo avuto anche la fortuna durante questo meraviglioso viaggio di fare qualche momento di snorkeling, dove anche le creature marine non si sono fatte attendere e abbiamo comunque potuto godere di questo. Quindi ci sono tantissime affinità e soprattutto c'è questo senso di aggregazione, del fare qualcosa insieme per raggiungere la propria destinazione. Quindi Dario, secondo me stai aprendo un mondo sconosciuto ai più. C'è tantissima gente che non ha mai pensato a quante cose possano essere possibili, quante cose possano essere accessibili, inclusive, comunitarie per persone che hanno delle disabilità più o meno leggere e diverse. Ma a prescindere dalle possibilità, io sono convinta che il 90% delle persone che ci stanno seguendo non hanno mai vissuto esperienze in barca a vela, non si sono mai sperimentate come te in cammini di più giorni. Quindi secondo me è meraviglioso, perché stai aprendo un sacco di possibilità, stai dando un sacco di spunti e, come dice Marzia, ho messo in evidenza il suo commento, stai permettendo anche a noi di vedere il tuo mondo con occhi diversi. L'hai detto tu prima, vivere un cammino di più giorni con un gruppo di ipovedenti e non vedenti, e questo lo posso dire anche per esperienza personale, è stata un'esperienza meravigliosa, perché all'inizio mi sono sentita io quella in dovere, no, di aiutare, di sostenere, di far vivere l'esperienza al gruppo. In realtà poi è stato completamente il contrario, cioè io ho fatto tutta la settimana ad ascoltare, a imparare, a cambiare completamente la percezione che avevo di me, dell'ambiente che avevo intorno e delle persone con cui stavo camminando. Ed è la cosa che mi è rimasta più in assoluto. Io ogni volta che rivedo il video e che sento le parole di Nicoletta, davvero mi vengono i brividi, mi vengono proprio i brividi, perché sono sempre vive, sono esperienze vivissime, sono esperienze concrete che davvero sento ancora fresche nonostante gli anni trascorsi dal cammino che abbiamo fatto insieme. E il tuo invito a invitare le altre persone spero che venga colto, spero che alla fine di queste interviste ci siano tantissime persone che abbiano voglia di conoscerti dal vivo, di entrare in contatto con la realtà di Noisy Vision, di fare un'esperienza di cammino, perché come dicevi tu prima non ci sono solo cammini per i disabili, ma è importante che ci siano cammini che possano essere vissuti con In questo ambito mi sento di fare un paio di commenti. Il primo è che settimana scorsa noi saremmo stati in cammino sul cammino di Europa, che è un cammino che va da Santià proprio fino al santuario di Europa. 4 giorni e viene definito da chi l'ha progettato, Alberto Conte di Movimento Lento, che è il primo cammino da fare. Se uno non ha mai camminato, fai quello che vai su sicuro. Pendenze minime, tappe di 15 chilometri, non di più. Quindi cammino perfetto.
noi l'avremmo fatto la settimana scorsa, ma come tutti abbiamo depennato eventi dal calendario, un calendario che, se andate a vedere anche sul nostro sito, era quest'anno veramente esplosivo, pieno di cammini, di viaggi in barca a vela, da Imperia alla Costa Azzurra, sull'Adriatico, insomma, veramente di tutto di più. Tuttavia questa è la situazione e quindi se dovessimo rifare questo cammino, ecco, invito chi non ha mai camminato a prenotarsi per questo cammino d'Europa con noi, perché è veramente semplice ed è una perfetta introduzione. Ma rispetto alle cose che hai detto, mi sento di veramente ribadire questo concetto, cioè che è finita l'epoca in cui i ciechi, loro si fanno le robe da loro, io non c'entro. I sordi, loro si fanno le robe da loro, io non c'entro. Questa è roba che non ha più senso. Sono robe, passatemi il termine, robe quasi vecchie. Cioè, ormai il mondo deve essere fatto di persone che stanno insieme. Sono d'accordo che in alcune situazioni ci siano delle criticità che vanno gestite da professionisti. Mi rivolgo principalmente a persone con autismo o altre disabilità gravi. Però stiamo parlando di un'altra situazione e anche quelle comunque, anche appunto grazie a Nino Guidi, siamo riusciti comunque a fare delle integrazioni anche con i ragazzi autistici, proprio nel cammino che citavo prima con gli asini. Ma a meno di situazioni estreme, camminare insieme è la cosa più arricchente che si possa fare. Già la natura di suo arricchisce, già camminare di suo arricchisce. Se in più lo si fa in un gruppo integrato, il fatto che diventi un'esperienza che ti cambia la vita è assicurato. Questo lo posso dire io, ma forse lo puoi confermare anche tu, che a distanza di 2 anni siamo ancora oggi a parlarne. Oggi, tra l'altro, saremmo ripartiti proprio per la via degli dèi che state vedendo in questo momento, quindi comunque si tratta di pensare in un modo diverso, perché io sono veramente convinto che torneremo a fare tutto questo. Adesso non voglio ancora, è finito anche il tempo del piangersi addosso, non ho più voglia neanche di fare questo, quindi è solo tempo di continuare a progettare, continuare a crederci, perché comunque le associazioni sono proprio il sottobosco che in tutto questo disastro stanno continuando a lavorare, perché siamo noi che nel piccolo sosteniamo le persone, che diamo un supporto anche di altro tipo. Ovviamente a noi piace farlo in questo modo, però non possiamo far mancare il sostegno anche in altre forme nel momento in cui ce n'è più bisogno, perché, giusto per citare, i temi più sentiti nel mondo degli ipovedenti sono quello che, come fa un ipovedente andare a fare la spesa se non lo puoi accompagnare portandolo a braccetto, che è la cosa che ha sempre fatto, problema numero uno. Problema numero due per gli ipoacusici: se tutti abbiamo le mascherine davanti, io che vivo di lettura labiale per poter capire meglio, non riesco a sentire proprio, anche perché la mascherina fa da schermo alla voce e quindi le onde sonore si propagano in maniera diversa. Sono piccoli problemi a cui magari tanti non pensano, e anche il famoso hashtag "io resto a casa" per molti ipovedenti è "io ero già a casa", quindi anche il problema dell'isolamento, dello stare da soli, di non avere nessuno che ti accompagna. Ecco, le persone che non hanno problemi visivi possono fare questo, e non c'è bisogno di essere dei professionisti, non c'è bisogno di fare dei corsi, perché si impara piano piano insieme, soprattutto se c'è la parola chiave, che è quella del rispetto. Quando tu parti con rispetto, i problemi si affrontano. Bellissime, le tue parole sono veramente meravigliose, spero davvero che siano state colte da tutti, e ne sono assolutamente sicura. So già che alla fine di questo video ci saranno un sacco di domande che di sicuro ti riporterò, un sacco di curiosità, e ci tengo a sottolineare anch'io la tua forza, la tua determinazione e la voglia che hai, che avete come associazioni, di condividere davvero con tutti, per tutti, queste esperienze. È fondamentale che si capisca questa cosa: non sono esperienze solo per alcune persone, solo per piccole categorie, ma sono per tutti, perché è davvero meraviglioso, si vivono delle esperienze stupende con persone meravigliose. Questo vale per tutti: stare 7 giorni, 24 ore su 24 insieme ad altre persone che all'inizio del cammino non conosci è particolare ed è anche spaventoso, perché
all'inizio, cioè, non sono amici fin da subito, non sono persone che conosci, non hai la minima idea di come potrai vivere, trovarti a vivere un'esperienza di questo tipo. Quindi è un'avventura ed è un mettersi in gioco che vale per tutti. E nelle immagini, queste sono oltretutto le immagini dell'ultimo, penultimo giorno. Ultimo giorno, quindi insomma, magari rivedetevi il video e guardatevi un po' le differenze di contatto, di chiacchierata, di movimenti che abbiamo dall'inizio all'inizio del percorso rispetto alla fine, perché dalle immagini si capisce veramente tanto come siamo cambiati, invece questo all'inizio, come siamo cambiati proprio lungo il nostro percorso. Io ho ancora nel cuore veramente tantissime emozioni e non solo, ho creato amicizie, prima di tutto quella con te, che comunque tu in quei giorni lì sei stato il motore assolutamente di tutto il gruppo, quindi il motore, il motivatore. Ci facevi urlare, ci facevi fare i cori, ci spingevi. Beh, sempre. Mi fai, già che ho la lacrima facile, in più con queste immagini di sottofondo, di sfondo, perché comunque io so cosa sta accadendo, quali sono le parole che ci sono in questo momento del video, in modo particolare quella che era passata poco prima era una poesia che appunto nel video originale si sente la recitazione di quella poesia che abbiamo scritto proprio durante il cammino, per cui per me già mi si rompe la voce, in più se mi dici anche tutto questo poi non riesco a trattenermi e visto che siamo in diretta non posso scappare via, per cui però è vero, sono veramente momenti che molto molto emozionanti, non faccio alcuna non ho problemi a nascondere quando mi emoziono. In questo momento, devo dire la verità, era da un po' di tempo che non vedevo queste immagini e rivederle scorrere mentre sto chiacchierando con te, sapendo che forse questo momento sta invogliando qualcuno a mettersi in cammino con noi, a scoprire nuovi orizzonti, nuovi territori, dico, ma lo sai che forse siamo anche in questo momento in cammino e questa è una delle tappe che partendo dai ricordi e da connessioni precedenti riesce a comunque gettare le basi per nuovi tratti di strada, per cui io credo che questi momenti di questi eventi virtuali in questo periodo stiano servendo proprio a questo, no? A creare nuovi contenuti, nuove audience, nuove persone che ascoltano, che magari non avrebbero mai guardato un video, non avrebbero mai letto un post, ma forse si stanno in questo momento appassionando dal fatto che siamo qui, siamo in questo momento noi, e che invito nuovamente a fare le domande. Qualora non dovessimo riuscire a rispondere a tutte, io andrò comunque poi a fine diretta a rispondere insieme a te una a una a tutte le domande che magari o commenti o richieste o comunque che dovessero comparire nello storico. Molte stanno già arrivando, c'è Alfredo che scrive, Andrea, un po' di persone che conosco, che stanno scrivendo, e assolutamente sì, quindi anzi adesso è arrivato il momento magari di salutarci. Prima di salutarci ti invito a a dire, che io lo scrivo, i tuoi contatti oppure o comunque il sito, insomma tutte le cose, tutte quelle modalità che possono permettere alle persone di connettersi con te, di scrivere con te. Intanto ci ha scritto, abbiamo iniziato parlando di lei e termineremo parlando ancora di lei, ci ha scritto Nicoletta. Ha scritto che la Via degli Dei è stata un'esperienza che ha lasciato il segno e che la emoziona ancora quando lo ricorda, e direi che la può aver scritta lei, potremmo tranquillamente averla detta anche noi. E è vero, è veramente così, sono ricordi vividi, veramente vivi, per ognuna delle persone che ha fatto strada con noi quei giorni. E niente, dai, allora... un invito a come connetterci. Beh, la nostra pagina Facebook è molto attiva, quindi lì è sicuramente un modo per stare connessi e anche per seguire il calendario. Il calendario c'è anche sul nostro sito, che è www.noisyvision.org.
c'è poi anche la pagina Facebook, abbiamo anche il profilo Instagram, per cui potete seguirci anche lì, ma per sapere degli eventi, per la condivisione dei post, usiamo principalmente Facebook, scriviamo molto, anche il nostro blog è parecchio aggiornato, proprio per trattare temi più disparati, che vanno dai cammini, che vanno anche da qualche aggiornamento sullo stato della ricerca scientifica, perché comunque anche sono temi che ci interessano, e anche altre riflessioni che potrebbero partire da spunti legati al mondo della disabilità, ma che poi portano totalmente altrove. La settimana scorsa, per esempio, nelle nostre dirette c'erano Felice Tagliaferri, che è uno scultore cieco, e Simona Azzori, che molti conosceranno, che è la ballerina priva di braccia. Per cui, delle volte parlare di disabilità e di limiti vuol dire veramente trovare degli spunti per se stessi, non è necessariamente un osannare chi ce l'ha fa e chi ce l'ha fatta, ma è proprio vedere come tutto questo si può tradurre poi nella nostra quotidianità. E Noisy Vision vuole provare a fare questo, cercare di tradurre in fatti semplici, come quello di un passo, quello che può essere il nostro limite, che non deve essere necessariamente, lo ripeterò fino allo sfinimento, una disabilità o una limitazione visiva. Può essere qualsiasi roba, perché tutti noi abbiamo dei limiti, che poi appunto abbiano un nome o no, poco importa, ma delle volte la timidezza, per fare un esempio, può essere molto lo stato d'ansia, gli attacchi di panico possono essere molto più limitanti di una limitazione, di una disabilità visiva. Avevo detto che avrei, quindi sì, per concludere su come contattarci, queste sicuramente sono le modalità. Tra l'altro ci mancano 49 like per arrivare al 3000, quindi magari saranno proprio i follower di Controvento Trekking a darci questa spinta verso il grande traguardo dei 3000, che per adesso noi... Appena chiudiamo la diretta qua, tutti sulla pagina di Noisy Vision, così possiamo condividere questo traguardo, esatto. Dai. No, perché di contenuti ne abbiamo veramente tanti, e spesso non sono, passatemi il termine, delle cose appunto noiose che magari qualcuno potrebbe non interessare, ma delle volte sono delle riflessioni a tutto campo che possono partire appunto da questi spunti per parlare di viaggi, per parlare di natura, per parlare di inclusione, ma per esempio settimana scorsa proprio con te abbiamo parlato di bambini. È vero. Eri tu la nostra ospite, per chi non lo sapesse, eri tu ospite della nostra piattaforma per parlare di cammini e di escursioni con i bambini, perché quando si parla di cammini per tutti, si parla anche di cammini per bambini che magari hanno delle esigenze che sono leggermente diverse da quelle degli adulti. Settimana prossima, no, giovedì, parleremo di cammini con le donne o per le donne. Comunque donne in cammino, ecco, per non sbagliare, diciamo donne in cammino, quindi comunque temi che partono da un mondo che noi conosciamo per arrivare a ramificarsi in quelli che magari conosciamo meno e che cerchiamo di scoprire insieme. Credo che fare cammini sia anche questo, e chi ha già camminato lo sa, che la strada ti insegna questo, mettere i passi uno accanto all'altro ti insegna questo, soprattutto se li fai con qualcun altro e con qualcuno che condivide la tua passione. Ieri ho fatto un cammino da solo, dopo anni che non facevo un cammino da solo, perché ormai i miei problemi di vista me lo impediscono, ma ho deciso di avventurarmi perché avrei avuto per tutto il viaggio un compagno di viaggio che era un fiume. Un fiume che è quello che dà il nome al quartiere dove vivo, che vivo in un quartiere di Berlino che si chiama Pankow, il fiume che lo attraversa si chiama Panke, e ho deciso di ripercorrerlo fino alla fonte per i suoi 29 chilometri, quindi sono arrivato stremato, ma ce l'ho fatta. E come dice Cognetti, andare verso la sorgente vuol dire andare verso il presente, il passato o il futuro. Te lo dico così, non evitiamo storie, perché chiunque sbaglierebbe, ma andare verso la sorgente, quindi verso monte, in teoria sembra di andare verso il passato, ma in realtà è da lì che viene l'acqua, e quindi per me è stato quasi un cammino verso il futuro, anche se sembrava di andare controcorrente. Quindi anche qui si sprecano i giochi di parole, siamo nella piattaforma di Controvento, ho fatto un cammino controcorrente, direi che siamo a posto. Vabbè, sei anche un poeta, e non lo dico in maniera ironica, perché adesso mi nascondo, verità... perché chiudo come abbiamo iniziato con questi occhiali gialli, così ci riflettiamo, allora, nelle nostre lenti.
Io ti dico già che ci sono un po' di domande, magari ti lascerò poi spazio anche a te sotto il video per poter rispondere, e così possiamo magari concludere adesso. E io in realtà ho pochissimo da aggiungere, perché hai dato modo a tutti noi di... Hai dato tante immagini mentali sulle quali lavorare, tanti spunti, ed era un po' proprio l'obiettivo di oggi. Io ci tenevo tantissimo a farti raccontare di te, della tua realtà, delle tue esperienze, ma come dicevo prima, della tua intraprendenza, perché a mio parere è una delle tue doti migliori, oltre alla poesia, c'è anche veramente la tua capacità di mettersi in gioco in ogni occasione, che è una cosa rara. Ci sono persone che hanno migliaia di possibilità e non si sono mai messi in gioco, non si sono mai spinti oltre i loro limiti, come tu stai già facendo da tanto tempo. Quindi l'augurio più grande che possiamo fare a tutte le persone che ci hanno ascoltato oggi è di lanciarsi, è di sperimentarsi, è di provare a uscire letteralmente dal tracciato, quindi vivere. È veramente un bellissimo invito che hai fatto, perché delle volte queste dirette magari potrebbero sembrare qualcosa di fine se stesso e sterile, invece così è proprio ok. Io da adesso faccio questa cosa, mi preparo, perché almeno appena sarà possibile mi metterò gli scarponi e partirò, perché il primo passo è ancora più difficile, la prima cosa difficile del cammino è proprio decidere di partire, che è ancora più difficile del primo passo, è proprio decidere di partire. Ecco, quindi che sia veramente che questo momento insieme, Antea, diventi il primo passo per qualcuno, o meglio ancora, per dirla come ho detto prima, la decisione di partire. Esatto, e che possano essere allora un augurio ulteriore, che possano essere per tutti passi gialli. Passi gialli che... Allora, se dobbiamo proprio concludere, farmelo dire in questo modo fantastico, che è quello di dire che noi avevamo tra i tanti progetti anche delle escursioni giornaliere programmate nella zona di Modena, Bologna e Firenze con altre nostre guide, e allora, come ti ho detto prima nei backstage, che non sia anche un modo che questo filo giallo che si sta tessendo sopra tutta l'Italia non arrivi a connettere anche un po' di più Parma, ma perché no anche il Varesotto, si può dire così? Certo, anzi sì, è giusto, preferisco. Il Varesotto e le zone che comunque bazzichi tu con le tue iniziative, anche perché stiamo già mettendo i piedi in Puglia e in Sicilia, per cui non desideriamo fermarci, e partendo soprattutto dall'Italia, ripartendo soprattutto dall'Italia, perché è il paese che più si presta sotto tutti i punti di vista, dal punto di vista di raggiungibilità, di bellezza e di diversità. Perfetto. Dario, io ti ringrazio ancora tantissimo per la tua disponibilità. Grazie a te. Niente, dai, grazie ancora e buoni passi, speriamo veramente. Buon cammino a te e a tutti quelli che ci hanno seguito. Ciao. Ciao a tutti. Ciao.